Blogosfera Design e Style al Milano Design Village. Siamo in compagnia di Giulio Cappellini, Art Director di Cappellini. Ciao Giulio, bentornato su Blogosfera. Ciao. Giulio, sei seduto su una fantastica Tron, ma andiamo subito a scoprire quali sono le novità di Cappellini per il Salone del Mobile 2011. La collezione 2011 è una collezione abbastanza variegata che in alcuni casi riconferma le collaborazioni ormai storiche di alcuni designer come i fratelli Burubeck, come Jasper Morrison, come Nendo, con Cappellini, più l'inserimento di alcuni giovani nuovi emergenti che anche questo fanno parte un po' della storia del DNA di Cappellini, dove tutti gli anni mi piace cercare di raccontare delle nuove storie, cercare di scoprire dei personaggi assolutamente interessanti che possono dire qualcosa in futuro. Beh, direi partiamo dalla poltrona su cui sono seduto. Tron nasce da una collaborazione già partita l'anno scorso con Disney Signature, e in particolare quest'anno abbiamo voluto collegarci a un film che è uscito recentemente, che è Tron Legacy, che è il sequel del film Tron degli anni 80, e abbiamo fatto quindi con Dror, con questo designer americano, un prodotto ispirato proprio alla scenografia del film. Quindi ci siamo rifatti a queste pareti rocciose rappresentano un po' questo mondo virtuale in cui il film è ambientato, attraverso le quali si passa prima di entrare nella Safe House, che è questa casa magnifica redata con i pezzi storici del design degli anni 80. Quindi siamo partiti da quell'idea, quindi abbiamo realizzato questa poltrona che è stata presentata in anteprima come alcuni pezzi unici decorati a mano da Dror durante Art Basel Design Miami nello scorso dicembre. Adesso è pronto il prodotto di serie, che è stato declinato in quattro differenti coloriture, quindi la roccia, elementi naturali, il cielo, il prato e l'acqua. È un prodotto molto accessibile, è un prodotto tecnicamente avanzato, può essere utilizzato sia in interni che ad esterni e appunto in termini di costi assolutamente molto accessibile. Altri prodotti abbiamo appunto con Morrison sviluppato due sedie, Back 1 e Back 2, che riprendono il segno di assoluta eleganza, pur in forme assolutamente semplici, di Jasper Morrison. Quindi due sedie adatte sia per la casa che per la comunità. Abbiamo poi con Nendo sviluppato due progetti, una poltroncina Sekitei che può essere utilizzata sia in interni che ad esterni, e con queste forme metalliche molto sinuose che riprendono i segni tipici lasciati dai rastrelli quando si sistemano i giardini giapponesi, e Blacklane Table, che è un piccolo tavolo, quasi una scultura, no? Un oggetto molto evanescente che ancora una volta riprende, a parer mio, in modo assolutamente straordinario la leggerezza del design giapponese. Con i fratelli Burulek, al di là che stiamo sviluppando dei progetti nuovi che presenteremo in futuro, abbiamo rivisto un loro prodotto, divano basket, che è un divano che è stato presentato alcuni anni or sono, il capostipite di questi divani con questa forma a nido. L'abbiamo ringenerizzato, siamo riusciti ad abbassare i costi in maniera direi sostanziale, per cui ci auguriamo che possa essere un prodotto di rinnovato successo. Celebriamo con Cuba 25 il 25esimo anno di produzione del divano Cuba di Rodolfo Dordoni, il primo disegno di divano che Rodolfo ha disegnato, e per noi comunque un long seller, perché da 25 anni è uno dei nostri prodotti di punta. Abbiamo aggiunto nuove forme con questa configurazione a diamante, quindi a doppia profondità, quindi pochi elementi possono permettere di creare piccole o grandi ambientazioni. Una delle nuove collaborazioni è con Doshi Levien, questa coppia, lui inglese e lei indiana, con cui abbiamo sviluppato Capo, una seduta in cui abbiamo voluto lavorare su degli spessori assolutamente molto sottili, creare una seduta assolutamente molto aerea, però di grande conforto. Ancora una volta un prodotto utilizzabile sia nell'area domestica che nel comfort. Ogni tanto mi diverto a disegnare, per cui ho creato questo piccolo microsistema di contenitori, Burkina Faso, che si rifà ai villaggi indiani, ai villaggi africani, in cui ci sono queste casette di colori diversi sparse in modo assolutamente casuale, che però creano delle landscape assolutamente interessanti. Ecco, Burkina Faso quindi è un sistema di panche alte o basse che possono essere poi attrezzate e attrezzabili a seconda delle proprie necessità, con contenitori adatti a cassetti, a bagnagiorno o materiali lignei, oppure utilizzando anche altri materiali come il tessuto o lo specchio. Quindi non un mobile fisso, rigido, finito, ma una serie di elementi che a seconda della propria personalità possono essere assemblati. Poi abbiamo
un giovane designer italiano, Leonardo Talarico, con cui già abbiamo sviluppato un progetto 2 anni fa, che ci segue anche per altri progetti come la copertina del nuovo catalogo, questo disegno, questo landscape fatto appunto con dei disegni di prodotti cappellini. Con lui abbiamo realizzato una serie di tavolini col piano in corian di diversi colori che possono essere attrezzati e sovrapponibili. E poi arriviamo appunto alle new entry di quest'anno. Abbiamo in particolare questo giovane architetto israeliano che ha il suo primo progetto che ha creato di design, che ha creato appunto questa panca dove si mixa direi l'artigianato con l'industrializzazione del processo. Viene inserito il disegno in un computer e vengono quindi ottimizzati gli usi di questi pezzi di legno di riciclo e poi con un sistema di controllo numerico dal computer si passa alla macchina che assembla queste panche. Questo è il primo passo, l'idea è poi quella di riuscire addirittura a crearsi il proprio oggetto. Voglio la panca tonda anziché ovale, la voglio più alta e più bassa, il computer la studia per me, me la personalizza e me la realizza. Un'altra new entry è una giovane coppia di designer olandesi che stanno in Dover, che hanno creato per noi questa serie di piccole lampade e tavolini, degli oggetti realizzati in legno e ceramica, secondo me di grande poesia, dove ancora una volta si inizia la funzionalità dell'oggetto con la grande qualità e la grande sensibilità della lavorazione dei materiali. Giulio, quali sono le tue aspettative sul Salone del Mobile 2011? Ma io penso che sicuramente sappiamo tutti qual è la situazione generale nel mondo, però penso che proprio in questi momenti le aziende devono continuare con grande coerenza e con grande attenzione al mercato, continuare sulla propria strada, continuare ad innovare. Essere contemporanei si può esserlo soltanto facendo innovazione, lavorando quindi su nuovi sistemi produttivi, lavorando su, non solo su nuove forme ma su nuove espressioni del prodotto. Mi pare che questo sia tra l'altro la carta vincente dell'industria italiana del design nel mondo, per cui mi auguro che le aziende, perlomeno le principali aziende che operano nel settore del design, si siano impegnate in questa direzione. Milano si riconferma ancora una volta il momento fondamentale per il design a livello mondiale, riusciamo veramente a richiamare tutti i più importanti operatori, tutti i più importanti critici, tutti i più importanti clienti, gli studenti da tutto il mondo, per cui mi auguro veramente di poter vivere una settimana assolutamente effervescente. La domanda cattivella di Blogosfera di quest'anno è: dove sta andando il design? Ma il design sta cambiando fortemente rispetto agli anni Ottanta, in cui creavamo dei prodotti per un piacere nostro, poi se eravamo bravi riuscivamo a venderlo, se eravamo meno bravi non li vendavamo. Oggi devo dire che c'è nato un grandissimo cambiamento che si può riassumere con una semplicissima parola, che è libertà, la libertà del consumatore. Il consumatore oggi ama mixare prodotti disegnati da designer diversi, prodotti da aziende diverse che hanno provenienze diverse. Non esiste quindi più il consumatore monoculturale, esiste un consumatore pluriculturale. Noi aziende dobbiamo assolutamente tener conto di questo, dobbiamo tener conto che tra l'altro se in passato il paradigma alto design uguale alto prezzo aveva un senso, oggi il vero goal è quello di riuscire a fare anche dei prodotti di alto design con un prezzo più accessibile, tenendo veramente d'occhio le aspettative da parte del consumatore finale che sta diventando sempre più colto, sempre più attento. Quindi direi che sicuramente la nostra creatività, la nostra propositività deve essere fortemente legata a quello che il cliente si aspetta da noi. Ecco, questo è, a mio parere, il grande cambiamento che c'è in atto nel mondo del design ed è il vero goal. Io dico sempre, felice quando un prodotto cappellini entra nella collezione permanente di un museo, ancora più felice quando un prodotto cappellini entra nelle case della gente. Giulio, grazie, buon Salone del Mobile. Grazie, a presto.